probabilmente i numeri emersi dallo sindaco. Quindi, i revisori dei voti hanno dato un parere sulla proposta 144. La proposta 144 formalizzata ai consiglieri comunali regolarmente è del 12 luglio 2018 e questa ed è agli atti, ok? Questa è quella che avete letto tutti. Il parere dei revisori è sulla proposta 144 del 30 luglio, quindi non su questa proposta. Voi andate adesso a votare e vi chiedo di avere il coraggio di andare a votare su questa proposta 144 del 12 luglio. Il parere è stato reso sulla 144 del 30 luglio. Ditemi che ho sbagliato e abbiate il coraggio di votare i 144 debiti. 144 debiti che sono stati transati dall'avvocato Iavarone, che in questo momento non è più dipendente, che sono stati, secondo questa amministrazione, pagati in una o due annualità e nessuno ne fa voce. Sono tutti regolarmente registrati a capitolo 2018. Nelle transazioni c'è scritto che vengono pagate in due annualità. State dicendo, caro Presidente, delle stronzate! Allora, sono abusivi quello che state dicendo. Le transazioni sono da pagare a due in due anni. Queste sono all'intera sala consigliare, al pubblico e al consiglio di la deduce ha un fatto che lei anzi non convince nessuno, è chiaro, ma non ho fatto che lei non viene più per fare la guerra, è chiaro, no, questo è un presidente di tutti i consigli di comune, anche se io vengo a fare il consigliere, assolutamente, allora quando lei fa ritenere, lei voglia avere la buona, come vuole, cioè l'assessore Linder ha spiegato qual è il parere che è arrivato oggi dai risultati tutti, che nel parere precedente hanno omesso di controllare la scheda l'origine del finanziamento di quelle sentenze ed è stata solo questa l'interpretazione che è stata fatta. Ma vedete, probabilmente non capisci quello che dico, sono io che non mi riesco a spiegare. Io l'ho spiegato e forse lei non mi ha capito. Lo sto lanciando, però posso vedere, eccolo qua. C'è scritto una caro presidente, una caro le carte, ok? Queste carte sono arrivate, come dicono i revisori, in data 30, c'è scritto proposta 144 in data 30. Ok? La nuova proposta trasmessa per MEC in data 30 luglio, protocollo generale 30, integrata dagli elementi mancanti, ossia l'indicazione della copertura finanziaria. Quindi io so che lo è scritto per me che probabilmente non ha capito. L'indicazione data per le schede allegate, questo concetto della delibera. Presidente, probabilmente non vi leggete le carte, non siete abituati, questo prospetto non c'era e comunque questo prospetto è illegale perché state andando ad approvare degli atti che hanno sentenze transate con pagamento in due anni, voi state votando i 104 debiti tutti con pagamenti in un anno. A me fa piacere, perché tanto i soldi ai cittadini ne andranno 90.000, il resto è tutto agli avvocati, ci pensi legale, per cui è questo. Però c'è scritto che i cittadini, molte di queste sentenze, dai 3.000 euro in su, vengono pagate in due anni, invece in questa proposta avete messo tutto nel bilancio 2018, quindi significa tutte pagate in questo bilancio.
poi vi ripeto, votate di quello che volete, siete adulti e fortunatamente anche capaci di leggere. Allora, grazie. Solo una precisazione. Allora, c'è una precisazione da parte del Massimo sulla plancia e poi assicuro il consigliere Caffo.